Quella di Peter Pan è una storia senza tempo, di ieri come di domani, ci racconta la voce narrante ad inizio film. Bello sulla carta, Ma oggi come oggi, Peter Pan come gli avvicina i bambini? Tra inferriate alle finestre, mega allarmi e ragazzini che non si alzano dal divano senza una buona motivazione. Pure io però, Come sempre vi ricordo il video con le canzoni iconiche del film cantate dalla bravissima Giada, vi lascio il link qui nell'info box. Nel quartiere di Bloomsbury, dove risiedono i nababbi della città, i coniugi Darling si preparano a partecipare a una festa dell'alta borghesia al grido di «Che schifo i poveri!», lasciando però nella magione i loro tre pargoli, perché una volta i bambini li mollavi a casa per uscire, mica te li portavi dietro come le mammine pancine di oggi che ai pupetti gli cambiano i pannolini sui tavoli dei ristoranti. Mi manca il 1900. Dato che i figli più piccoli, Gianni e Michele, in quanto bambini per l'appunto, sono vispi e intenti a giocare con foga ai pirati, la sorella maggiore, Wendy, viene cazziata di brutto dal padre perché è accusata dall'uomo di raccontare ai fratelli troppe favole. Santa Polenta, sti bambini hanno 5-9 anni, tipo, di che cosa dovrebbe parlargli? Di diritto societario? Dopo aver dimostrato la loro tirchieria mollando i figli con un cane babysitter anziché assumerne una vera, i coniugi Darling escono per la loro tanto agognata serata mondana. Ed è in quel momento che nella camera dei ragazzi arriva Peter Pan alla ricerca della sua ombra, che alla sua prima apparizione fa un po' psycho creepy, lo devo ammettere. Il ragazzo era infatti già stato in quella casa, rigorosamente di notte e a sgamo, e nell'ultima sua visita aveva smarrito la sua ombra, perché è notorio sia facile perderla al pari di chiavi, occhiali da sole e penne. Il casino atomico che fa per riacchiapparla, essendo essa dotata di vita propria, sveglia praticamente tutta la famiglia. E dopo che Wendy gli ha cucito l'ombra addosso, il ragazzino invita tutti a volare verso l'isola che non c'è. Si è infatti in grado di volare grazie alla polvere di fata, che si ottiene scuotendo come un dispenser del pepe la fatina Trilli. Quest'ultima è un esserino alato che può fungere anche da pratica luce notturna, incapace di parlare e gelosa marcia di Peter Pan. Non a caso odia Wendy dal minuto 1. Il gruppetto parte ancora in pigiama e dopo un volo parecchio lungo e 4 ore di fuso orario giungono all'isola che non c'è. Un luogo magico dove i bambini non crescono mai e tutto è gioco e divertimento. A parte pirati assassini e sirene con tendenze all'affogamento e pelle rosse incazzosi. Ok, quasi tutto gioco e divertimento. I nemici più insidiosi sono i pirati, guidati da Capitan Uncino, nemico giurato di Peter Pan, il quale agogna di uccidere il ragazzino dopo che egli gli tagliò la mano e la diede in pasto ad un coccodrillo, del quale il capitano ha una fifa ancestrale. Nel frattempo Trini inganna la cricca di Peter Pan, i bimbi sperduti, per far loro uccidere Wendy, che si salva per un soffio. Scampato il tentato omicidio, Trilli viene bandita da Peter Pan, perché sull'isola che non c'è le galere non ci stavano. Ma dal momento che, per farsi rivelare il luogo dove si nascondono Peter Pan e compagni, Capitano Uncino ha rapito Giglio Tigrato, la figlia del capotribù Pelle Rossa, questi ultimi pensano che i responsabili della cosa siano i nuovi arrivati. Così rapiscono Gianni e Michele e alcuni bimbi sperduti, minacciando di scotennarli se non restituiscono loro Giglio Tigrato. Per fortuna Peter Pan salva la ragazzina, dopo aver attentato nuovamente alla vita di Wendy portandola a vedere delle sirene che hanno la tendenza ad affogare il prossimo, e viene trattato come un eroe. Per aver salvato Giglio Tigrato, non per aver tentato di affogare Wendy. Allora Capitan Uncino cambia tattica e sfrutta la gelosia di Trilli per scoprire dove si nasconde il suo acerrimo nemico. Che poi diciamocelo, l'isola che non c'è non è esattamente infinita. In anni e anni non avete mai trovato niente? Forse non è che sono Peter Pan e i bimbi sperduti bravi a nascondersi, sono i pirati che sono delle puppe. Ma ecco che i cattivi assaldano il covo di Peter Pan e dei bimbi sperduti, rapendo questi ultimi e mollandoli un pacco bomba nella speranza di uccidere Peter Pan, che però è salvato da una redenta Trilli. Il ragazzino affronta così il suo storico nemico, sconfiggendolo. Per i fratelli Darling è il momento di tornare a casa, e dopo aver rischiato la vita 3 o 4 volte un po' li capiamo. E grazie alla polvere di fata, l'intera nave pirata diventa un bus che riporta i giovani a casa. Quando i genitori tornano dalla festa, scorgono il galeone pirata che sta facendo ritorno all'isola che non c'è, e il signor Darling lo riconosce, avendolo già visto da piccolo. Segno che Peter era solito prendere ragazzini random qua e là, riportandoli però poi a casa. Tranne i bimbi sperduti, quelli sono rimasti lì, facendo penare in eterno le loro famiglie. Storie di rapimenti, vendetta, arti mozzati, scotennamenti e pacchi bomba. Queste sì che sono le favole della buonanotte.
Sai chi altro fa le incursioni notturne? Il gatto, che viene a dormirti addosso e forse spera anche di passare inosservato, non rendendosi conto di schiacciarti in mezza gamba col suo dolce peso peloso. Tanto comodo lui, comodi tutti. Bello sulla carta, ma in pratica oggi Peter Pan come avvicina... Peter Pan... supermercato. Lasciando però nella magione i loro... Lasciando i pargoli con un cane sitter, ma forse meglio cane babysitter. Essendo essa dotata di vita... potata di vita propria. Che si ottiene scotendo come un dispenser del pepe... Dispenser del pepe. Per le rosse incazzose, sì. Sembro una che ha preso la 220. Scamplato. E grazie alla polvere di fata l'impera nave, sì, va bene. Vendetta, arti mozzate, scopennamenti. Oggi non sono capace di parlare.